Con 17 voti favorevoli e 8 contrari passa la delibera voluta dal sindaco di Pescara Masci su Ambiente S.p.A. Ieri mattina il Consiglio aveva bocciato tutti i 106 emendamenti presentati dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle che volevano bloccare la delibera voluta dal primo cittadino e che prevede una modifica allo statuto per consentire al Comune di Pescara di eleggere 3 componenti anziché 2 su un totale di 5 del Consiglio di amministrazione della società dei rifiuti. Stamattina il Consiglio è tornato a riunirsi ed ha approvato la delibera. In questo modo il capoluogo adriatico avrà il quasi totale controllo di Ambiente, un'azienda municipalizzata che fattura 22 milioni di euro l'anno, un'operazione che ha suscitato, oltre alle critiche dell'opposizione, anche le proteste di diversi sindaci della provincia, soci della S.p.A. Non è l'unica modifica, perché un'altra riguarda il comitato di controllo. Anche questo passaggio ha suscitato il malumore delle opposizioni. Claudio Croce, presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara. Ecco, non è l'unica modifica, perché invece nel comitato di controllo della società Ambiente c'è una modifica importante, perché si prevede che faranno parte del comitato di controllo solo i rappresentanti dei comuni, i sindaci dei comuni che danno il servizio ad Ambiente, perché nella società Ambiente, come voi sapete, ci sono alcuni comuni che hanno delle quote ma non danno il loro servizio alla società Ambiente. La proposta del sindaco Masci sarà portata in assemblea d'Ambiente. Un vero e proprio monopolio del comune di Pescara, dice Paolo Sola del Movimento 5 Stelle, critico anche sulle modifiche al comitato di controllo. C'è l'altro tema del comitato di controllo analogo, che di conseguenza decade nella sua conformazione così come oggi la conosciamo e verrà sostituita da un organo amorfo formato in realtà dagli stessi membri dell'assemblea dei soci, cioè gli stessi sindaci, che da una parte dovranno valutare l'operato e l'attività dell'azienda e dall'altra votarne le risultanze, quindi controllati e controllori diventeranno di fatto le due facce della stessa medaglia, e questo chiaramente in barba ad ogni minimo e più banale principio di partecipazione e di trasparenza.